possa mio padre metterlo in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò. Ecco, questa è la realtà, questo è un reality show in tempo reale dal mio terrazzo, notte di luna piena ma notte fosca, nebbiosa, per due minuti reali, questa ripresa non è accelerata, sono due minuti reali, la luna piena si è mostrata al mio terrazzo fra le nubi, ecco adesso è uscita, sta illuminando nuvole e nebbie più sottili che la circondano, riesce a farle risplendere, è coperta, circondata da nuvole più sottili, si è aperto un varco fra le nuvole più nere, il varco un po' si apre e un po' si stringe, la luna sembra quasi cambiare dimensione, anche repentinamente cambia dimensione, mentre le nuvole le passano intorno, lei a un certo punto riesce a fare splendere le nuvole, le nebbie quasi diventando più grande, poi di nuovo rimpicciolisce, cambia dimensione repentinamente in questa rifrazione di nebbie, di nuvole più sottili, a spazio, fa brillare la nebbia, fa brillare le nuvole sottili che le passano davanti, a un varco, un breve varco nel cielo scuro. Poi le nubi più scure si avvicinano, lei cerca ancora di ingrandirsi, ma le nubi più nere si avvicinano, le passano vicino, tornano a coprirla, la circondano, ecco, la circondano, le passano sopra, compare ancora un po' stretta nella morsa delle nubi nere che poi la chiudono, la coprono e la notte diventa nera e questa è la realtà e questi sono due minuti di realtà in una notte buia di luna piena al mio balcone. Dici appunto, non c'è, e io non ci sono, sono qui davanti a te. Voglio lo spazio ampio che lascia la scoperta, la sorpresa trovata dietro una porta aperta. Voglio che sia leggero il nostro stare insieme, che scelga lui la strada tra amore e voler bene. Voglio che in ogni cosa noi mettiamo un respiro, che la gonfi leggera per poi portarla in giro. Voglio guardarti e basta, senza voler capire. Voglio solo sentirti e non sentirti dire. Thank you.
Ma cosa cazzo continuate a scrivere? Ma cosa cazzo continuate a scrivere? Ma liberatevi un po' di spazio, Dio buono! Liberatevi un po' di spazio, cazzo! Mastica e sputa, da una parte il niente. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che venga neve. Perché l'amore c'entra con le poesie, con i bambini e forse pure con i campanili. Sì, Dio però, come eravamo? Vorrei essere la tua scopata migliore e quello sguardo obliquo mentre mi spogli via. Ma penso che sia valsa la pena. Gli antropologi, gli evoluzionisti, gli scienziati sono concordi nell'affermare che sono le nostre mani che hanno fatto il nostro cervello, il pollice opponibile. Ci siamo scoperti le mani e allora si è sviluppato il nostro cervello, e credo che sia così, perché quando ti accorgi di poter prendere una pietra, ti accorgi di poterla lanciare, ti accorgi di poter battere, ti accorgi di poterla lavorare, e da cosa nasce cosa rapidamente si fa di tutto. Poi viene un momento successivo in cui ti accorgi che sulla pietra ci sono dei disegni. Ci sono delle isole, ci sono dei fiumi, ci sono delle nuvole sulla pietra, ci sono dei visi, ci sono amori da accarezzare sulla pietra, e la pietra non è più soltanto una pietra, e tu non sei solo più carne, ossa e sangue. Ed è in quel momento che sei fottuto, perché invece la pietra è soltanto una pietra. E tu sei solo carne, ossa e sangue. Ma penso che sia valsa la pena. Egli uscì a fare un giro. Era una giornata fredda ma limpida. Per la cronaca, era il 24 gennaio del 2011 d.C. Dopo aver preso un cappuccino al bar Mary, egli si accorse di aver dimenticato il telefono a casa e pensò: vabbè, fanculo. Al bar Mary hanno ancora i boeri a strappo, quelli che prendi un boero e puoi vincerne un altro, anche altri 5. Al bar Mary la barista stava pulendo dietro il bancone. C'era odore di conegrina. Sarebbe stato bello filmarla mentre puliva dietro il bancone, ma non si poteva. È più facile filmare le gazzelle nella savana piuttosto che una barista che pulisce dietro il bancone. Chi non capisce questo ha capito poco della vita, poco.